Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Vantavo Neofarmed Gentili S.P.A. Ultimo aggiornamento. 31 agosto 2022. Cos'è Vantavo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Vantavo durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Vantavo? Vantavo è un farmaco a base del principio attivo acido alendronico sale sodico più colicalciferolo, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati, associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Neofarmed Gentili S.P.A. Vantavo può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Vantavo 70 mg/2800 U/4 compresse, Vantavo 70 mg/5600 U/4 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare NV, organo concessionario Neofarmed Gentili S.P.A. ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo acido alendronico sale sodico più colicalciferolo, gruppo terapeutico osteomodulanti, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Vantavo è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D, riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca. Posologia la dose raccomandata è di una compressa in monosomministrazione settimanale. I pazienti devono essere informati che in caso abbiano dimenticato di assumere la dose di Vantavo, devono assumere una compressa al mattino successivo al giorno in cui se ne sono accorti. Non devono prendere due compresse lo stesso giorno, ma devono ricominciare ad assumere una compressa una volta a settimana, nel giorno prescelto come stabilito in precedenza. A causa della natura del processo patologico dell'osteoporosi, Vantavo deve essere utilizzato come terapia a lungo termine. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bifosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali di Vantavo, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. I pazienti devono assumere integratori di calcio se l'apporto di calcio con la dieta non è adeguato, vedere paragrafo 4.4. Su base individuale, deve essere presa in considerazione una ulteriore integrazione con vitamina D che tenga conto di tutti gli apporti giornalieri di vitamina D assunti con gli integratori vitaminici e dietetici. Vantavo 70 mg/2800 U compresse, l'equivalenza dell'assunzione di 2800 U di vitamina D3 di Vantavo in monosomministrazione settimanale e di 400 U di vitamina D in monosomministrazione giornaliera non è stata studiata. Vantavo 70 mg/5600 U compresse, l'equivalenza dell'assunzione di 5600 U di vitamina D3 di Vantavo in monosomministrazione settimanale e di 800 U di vitamina D in monosomministrazione giornaliera non è stata studiata. Anziani negli studi clinici non è stata dimostrata alcuna differenza legata all'età nei profili di efficacia o di sicurezza dell'alendronato. Non è pertanto necessario alcun aggiustamento delle dose negli anziani. Compromissione renale Vantavo non è raccomandato in pazienti con compromissione renale quando la clearance della creatinina è minore di 35 mL/min, in quanto non vi sono esperienze in proposito. Non è necessario aggiustare la dose nei pazienti con clearance della creatinina maggiore di 35 mL/min. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Vantavo non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 18 anni. Questo medicinale non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 18 anni, in quanto non vi sono dati disponibili per l'associazione acido alendronico/colicalciferolo. I dati attualmente disponibili per l'acido alendronico nella popolazione pediatrica sono descritti nel paragrafo 5.1. Modo di somministrazione uso orale. Per ottenere un adeguato assorbimento dell'alendronato. Vantavo deve essere assunto solo con acqua di rubinetto, non acqua minerale, almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o medicinale, inclusi antiacidi, integratori di calcio e vitamine, della giornata. È probabile che altre bevande, inclusa l'acqua minerale, alimenti ed alcuni medicinali, riducano l'assorbimento di alendronato, vedere paragrafo 4.5 e paragrafo 4.8. Le seguenti istruzioni devono essere seguite esattamente per minimizzare il rischio di irritazione esofagea e delle reazioni avverse correlate, vedere paragrafo 4.4.
Vantavo deve essere deglutito solo dopo essersi alzati da letto per iniziare la giornata con un bicchiere colmo d'acqua, non meno di 200 ml. Il paziente deve deglutire Vantavo solo intero. Il paziente non deve frantumare o masticare o sciogliere in bocca la compressa a causa del rischio potenziale che si verifichino ulcerazioni orofaringee. Il paziente non deve distendersi per almeno 30 minuti dopo aver assunto Vantavo e fin tanto che non abbia mangiato qualcosa. Vantavo non deve essere assunto al momento di coricarsi o prima di alzarsi dal letto all'inizio della giornata. Controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Patologie dell'esofago e altri fattori che ritardano lo svuotamento esofageo, come stenosi o acalasia. Impossibilità a stare in piedi o seduti con il busto eretto per almeno 30 minuti. Ipocalcemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego all'endronato. Reazioni avverse del tratto gastrointestinale superiore. L'alendronato può causare irritazione locale della mucosa del tratto gastrointestinale superiore. A causa del potenziale peggioramento della patologia di base, si deve agire, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione all'endronato. È probabile che cibo e bevande, inclusa l'acqua minerale, integratori di calcio, antiacidi e altri medicinali per somministrazione orale, se assunti contemporaneamente all'alendronato, interferiscano con l'assorbimento di quest'ultimo. D. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Vantavo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Vantavo durante la gravidanza e l'allattamento? Vantavo deve essere utilizzato unicamente nelle donne in postmenopausa e pertanto non deve essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento. Gravidanza. I dati relativi all'uso di alendronato in donne in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vantavo non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti possono manifestare alcune reazioni avverse, per esempio offuscamento della vista, capogiro e dolore osseo severo, muscolare o articolare, vedere paragrafo 4.8, che possono alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate più comunemente sono le reazioni avverse del tratto gastrointestinale superiore, comprendenti dolore addominale, dispepsia, ulcera esofagea, disfagia, distensione addominale e rigurgito, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio alendronato. Sintomi: l'ipocalcemia, l'ipofosfatemia e le reazioni avverse del tratto gastrointestinale superiore, quali disturbi gastrici, pirosi gastrica, esofagite, gastrite o ulcera, possono essere la conseguenza di un sovradosaggio orale. Gestione: non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con alendronato. In caso di sovradosaggio con Vantavo, somministrare latte o antiacidi che si legano all'alendronato. A causa del rischio di irritazione esofagea, non indurre il vomito e tenere il paziente rigorosamente con il busto eretto. Con le calciferollo non è stata documentata tossicità da vitamina D nel corso della terapia cronica in adulti generalmente sani ad una dose inferiore a 10.000 UI/DIE. In uno studio clinico su persone adulte sane una dose giornaliera di 4.000 UI di vitamina D3 per un periodo fino a 5 mesi non è stato associato a ipercalciuria o ipercalcemia. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per il trattamento delle malattie dell'osso, bifosfonati, associazioni, codice ATC, M05BB03. Meccanismo d'azione alendronato. Alendronato sodico è un bifosfonato che agisce come inibitore specifico del riassorbimento osseo. Proprietà farmacocinetiche. Alendronato assorbimento rispetto ad una dose di riferimento somministrata per via endovenosa, la biodisponibilità orale media dell'alendronato nelle donne è stata dello 0,64% per dosi da 5 mg. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi non clinici con l'associazione di alendronato a colicalciferolo. Alendronato. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di elenco degli eccipienti cellulosa microcristallina e 460, lattosio anidrotrigliceridi a catena media gelatina cross-carmellosa sodica saccarosio biossido di silicio colloidale magnesio stearato e 572, butilidrossitoluene e 321, amido modificato, mais, silicato di sodio e alluminio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Vantavo a base di acido alendronico sale sodio
sodico più colicalciferolo sono acido alendronato e colicalciferolo aurobindo, acido alendronico e colicalciferolo zentiva, adrovance, alendronato e colicalciferolo accord, alendronato e colicalciferolo aristo, compressa, alendronato e colicalciferolo doc, alendronato e colicalciferolo EG, alendronato e colicalciferolo Milan Pharma, alendronato e colicalciferolo Pensa Pharma, alendronato e colicalciferolo Sandoz GmbH, alendronato e colicalciferolo Teva Italia, Fusavance. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.